buonasera. Sono contenta di vedere un pubblico così numeroso perché è un onore poter presentare questa sera l'incontro con uno degli ospiti d'onore della 37esima edizione del Bergamo Film Meeting, Carpo Godina. Fare un applauso. Uno dei protagonisti di questa edizione è una figura veramente fondamentale e ce lo racconterà nel corso di questo incontro del cinema jugoslavo. È stato uno dei protagonisti di quell'epoca di grande fermento, di grande innovazione e sperimentazione che è stato il nuovo cinema jugoslavo. È stato ed è regista, ma anche sceneggiatore, ma anche montatore, soprattutto direttore della fotografia, che con le sue luci ha illuminato la Black Wave, l'onda nera del cinema jugoslavo. È stato agitatore culturale di quel periodo, di quell'epoca, e maestro anche effettivo di una generazione, più generazioni di cineasti, in quanto docente all'Accademia di Cinema di Lugano. Io volevo chiedergli proprio di parlarci di questa epoca veramente forse la più importante, la più significativa per il cinema della ex Jugoslavia. Quando negli altri paesi dell'est veniva chiamata semplicemente la nuova onda, invece qua abbiamo l'onda nera, la Black Wave. Allora io volevo chiedervi: come mai nera? Cosa c'era di nero effettivamente in questa vostra onda? Buonasera a tutti. Obdobje neke začelo se tam leta 60, pa do 72 se smatra, jasno to tako imenujem, tako tudi imenujemo, da je bila to nekako jugoslovanska filmska pomlad, ali pa tudi lahko jugoslovanski mladi film, ali pa končno jugoslovanski novi val. Il periodo fra gli anni 60 e 72, 60-72, dal mio punto di vista si potrebbe chiamare la primavera jugoslava o il periodo della giovinezza o anche il new wave jugoslavo. V tem valu so se nahajali imena režiserji, kot so Dušan Makavejev, Pavlović, Petrović, zdaj govorim o tistih, ki spadajo direktno nekako v črni val, potem kasneje še Žilnik. No. V questo periodo gli artisti operativi erano Pavlović, Makavejev, e dopo è arrivato anche Žilnik. Ta filmski tok nekako se je rahlo naslanjal po neki bazi na italijanski neorealizem, samo da je imel nadgradnjo v zelo močni družbeno-kritični noti. Questa onda aveva delle basi ispirate dal neorealismo italiano che poi è stato sviluppato dal punto di vista del mondo. Takratni ta val nekako je bil najbolj subverzivn, kar se tiče držav, ki so bile za železno zaveso. Questa onda presenta un periodo più sovversivo per quanto riguarda i paesi dentro la cortina di ferro. Zaželen je bil v toliko strani oblasti, da se je nekako kazala vseeno neka liberalna usmirjenost takratne Jugoslavije navzven, in to je bilo najlažje pokazati skozi kulturo. Film pa ima sploh velik domet, ker je bil enostavno za transport. Il governo di quel periodo aveva molto bisogno di un movimento del genere proprio per mostrare
pošiljeni na razne svetovne festivale, ko so pa se vrnili, so pa bili nekako lepo umaknjeni v kot. Questi film sono stati, facevano parte dei tanti festival, ma il momento che tornavano a casa sono stati accantonati. Leta 72 pa se nekako oblast odločila, da grejo filmari za svojimi svobodnimi idejami in kritiko predaleč in je rigorozno posegla v to dogajanje. Nel 72 il governo ha deciso che hanno oltrepassato il limite ed era il periodo di fermare la sonda. Tako da so tem avtorjem prepovedali delati dalje filme in so potem se nekako zapustili se v Jugoslavijo in so šli recimo delati v Ameriko, Francijo, Nemčijo. Gli hanno proibito di fare altri film e a questo punto gli autori dovevano partire per l'estero, alcuni sono finiti in America, Germania, Francia. No in potem v zadnjem letu 72 so bili filmi pač takšni, da so bili všečni publiki na oblasti, več ali manj. Dopo il 72 hanno iniziato a facere i film più piacevoli. Ime Črni val pa prihaja zanimivo, da sem jaz tukaj sokrivec, ker sva z Žilnikom posnela en kratek film, ki se je imenoval Črni film. Mi sento responsabile del nome Black Wave, perché Žilnik ed io abbiamo girato un film che si chiamava Il film nero. Tolgo se stai. Grazie, grazie mille. Passo la parola a Caterina magari per approfondire anche, insomma, mi è interessato molto questo discorso dei film piacevoli, poi starà forse al pubblico di Bergamo Film Meeting capire se forse anche quelli prima erano piacevoli in un altro modo. Grazie. Mi rivolgo al pubblico per sapere se ci sono domande, il microfono è aperto, quindi se volete intervenire basta semplicemente che alziate la mano e cercheremo di raggiungerlo, visto che il pubblico di Bergamo ha già visto alcuni cortometraggi, ha visto un lungometraggio Boogie Rosso Red Boogie ieri e si appresta a vedere stasera The Raft of Medusa. E volevo proprio parlare del lungometraggio, di un argomento che ritorna in questi lungometraggi, anche nel terzo Artificial Paradise. E l'argomento che ritorna è il rapporto tra arte e società e l'importanza della cultura quasi come battaglia per i protagonisti. E troviamo in questi tre film tre momenti anche della storia dell'arte, della storia della letteratura e della storia della musica. Troviamo la poesia e la letteratura con il dadaismo, la declinazione dello zenitismo sloveno, che peraltro io non conoscevo, quindi se vuole dirci qualcosa anche su questo movimento. Troviamo il jazz, il Red Boogie, e poi troviamo anche la figura di Fritz Lang, quindi il cinema, nel terzo film. Volevo sapere perché proprio questi soggetti sono stati scelti da queste tre arti e se li trova particolarmente affini o se ci sono delle motivazioni dietro questa scelta. Pa nekako so te tri umetnosti neka organska celota, s tem, da umetni raj pa vsebuje praktično pa vse te umetnosti v sebi, ne samo film. Queste tre arti, tre diversi tipi di arte, presentano un'unità. Però non è proprio vero che sono divise, perché il paradiso artificiale contiene tutte queste arti riassunte. Io invece volevo fare sempre invitandovi a segnalarci se avete qualche curiosità anche in merito ai film che avete visto già di Carlo Godina. Volevo fare un passo indietro e parlare di un progetto precedente a questi lungometraggi, che è il corto Ai miei sogni aerei.
è un cortometraggio che nasce da un esperimento che mi sembra molto significativo di questa epoca di cui parlavamo prima, in cui lei ha riunito una serie di registi assolutamente, come dire, sulla carta divergenti tra loro, tra cui Tinto Brass, tra cui Frederick Wiseman, tra cui Paul Morrissey. Il film è scritto da Snoopy, volevo soltanto così se ci poteva raccontare un po' come è nato questo film. Ta film je praktično zadnji film pred njim da su nas razgnali in je bil posnet leta 1972. Questo era l'ultimo film prima di del momento che ci hanno forzato di andare via ed è stato girato il 1972. Takrat smo prišli, pa sem prišel tudi na noro idejo, da v Beogradu je bil velik svetovni festival, vsako leto Fest se imenoval, kamor so prihajali vsa velika filmska imena in je bil res festival veliki format. Quell'anno a Belgrado c'era il festival che si chiamava Fest, dove si sono radunati tutti i nomi più grandi del cinema mondiale. E ho avuto questa idea folle. Mladi kot smo bili, no, smo prišli na neumno idejo, no, sem prišel na idejo, ker sem takrat delal tudi kratke filme za statično kamero samo, brez premikov, da bi me zanimalo, če bi dal iste pogoje, kot sem dajal sebi, svetovno znanim režiserjem, kaj bi oni lahko napravili, kaj bi lahko. Essendo giovane, folle, mi è venuta l'idea che mettendo una cinepresa fissa, volevo capire cosa avrebbero fatto i nomi più grandi mondiali. Odločili smo se, da povabimo vsakega, da čaka naš človek že pri avionu, ko izstopi kak velik režiser, da ga povabi, da bi po noči po projekcijah, ob pijači in vseh radostih, ki so možne, prišel na eno podstreho in posnel 3-minutni film s statično kamero. Abbiamo messo una persona che ha raccolto tutti questi personaggi già subito dopo aver sceso dall'aereo, portandoli in un posto dove con tanto alcol e altre gioie volevamo metterli a prova per vedere cosa avrebbero fatto. Za čudo so vsi sprejeli tale poziv. Tako da bila ta podstreha potem en teden sijajen filmski atelje, vse do vsakega jutra, se pravi nekje ob 2 po noči, ko so končale projekcije, ko so končale večerje in vse ostalo, so oni prišli gor in so mi delali tele filme. Ne? Tako da sem potem tukaj imel recimo Buck Henrya, pa Miloša Formana, pa Tinta Brasa, pa Weizmana, pa Paul Moisija, pa Makaveva, in tako dalje, tako da smo eno lepo druščino velikih režiserjev. Allora, per una settimana questa mansarda è diventata una nostra dimora dove ho raccolto tutti questi registi come Morrissey, Tinto Brass, Miloš Forman, eccetera. Paralelno, ko sem jim postavljal luči, kamera je bila fiksna, sem tudi snemal za 60 mm in sem napravil making of Sonja Henie, tako da je to vse posneto, tudi kako so oni delali. Potem na koncu pa je rezultat na 35 mm, to je pa potem Sonja Henie. Durante le riprese con la cinepresa fissa di 35 mm stavo girando un altro film con 16 mm e così, così abbiamo girato anche il making of. Con il
film končan, je bil takoj prepovedan, ker sem že omenil, da je to točno to prelomno leto 72 in razlaga, zakaj je prepovedan, je bila sledeča. Karpo že sam po sebi dela dekadentne filme, sedaj je povabil vse zahodne dekadentne režiserje, da mu delajo dekadentni film za državni denar v Jugoslaviji. Il film era già subito proibito, stiamo parlando sempre dell'anno 72, con la spiegazione che Karpo sta già facendo dei film decadenti. Adesso sta facendo dei film decadenti con dei registi decadenti occidentali per i soldi dello Stato di Jugoslavia. No, toliko je ta zgodba. Mislim, da je jutri, da je najprej making Sonja Heni, potem pa še Sonja Heni, koga zanima se naj pogleda, kaj je nastalo. Questo è tutto quanto riguarda la storia di Mi manca Sonja Heni. Sabato potrete vedervi sia il film che il making of. Grazie di aver ricordato questo appuntamento al nostro pubblico. Butto lì una curiosità, è un po' una provocazione, ma se il Bergamo Film Meeting mettesse a disposizione una mansarda come nel 72 e l'alcol abbiamo a disposizione, chi chiamerebbe adesso per provare a rifare un esperimento del genere tra i registi contemporanei? Risponderà domani perché deve pensarci prima. Grazie. Ci sono domande dal pubblico? Avete qualche curiosità? Intanto c'è una domanda. Ho notato che nei suoi corti, cortometraggi, insiste molto sulla frontalità. Frontalità, cioè i personaggi, le figure meglio, davanti a un paesaggio, ma più spesso davanti a una casa con colori diversi. Ecco, mi interessa capire perché appunto può essere una figura o molte figure. Perché è questo? Perché ricorre la frontalità. Ne vem, kdo je videl ta film, to je Zdrave ljudje za razvedrilo. Tisti, ki so videli, mogoče na mala razlaga, da sem slučajno, ko sem snemal zgodnja dela Želimira Žilnika, opazil, da ta Vojvodina je v vsake vasi so različno pobarvane hiše. In sem gotov, da vsaka barva pomeni, da če boš potrkal na vrata, boš naletel na določeno nacionalnost. Se pravi, če sem potrkal na hišo, ki je bila pobarvana modro, so prišli ven Slovaki. Če sem potrkal na hišo, ki je bila zelena, so prišli ven Mačari in tako dalje. Tako da sem ugotovil, da ima pet nacionalnosti svoje barve in so že potem tako nekako obeleženi z zunanjo fasado, pač eksterior in eksterior interior. Allora, non so chi abbia visto già il film L'Italia delle persone felici, ma già mentre giravo gli altri film con Žilnik ho notato che ogni casa in Vojvodina aveva un altro colore che significava un'altra etnia. Praticamente se stavo alla porta di una casa verde uscivano fuori i slovacchi. Se stavo alla porta di una casa blu erano gli slovacchi, verdi erano ungheresi, gialli erano croati e quindi bianca con la riga erano i russi e quindi ho capito che praticamente
vprašanje je bilo pa v bistvu, zakaj slika frontalno. Enostavno fotografija pač ima to pozo ponavadi, že od prazačetka je slikano pač, se človek hoče nastaviti frontalno. Perché la frontalità? Perché la fotografia è da sempre che ha questo tipo di posizionamento frontale ed è proprio una caratteristica di foto, della foto. Volevo tornare proprio su Italy for Happy People, questo film che abbiamo visto ieri in sala e che rimanda all'idea di un popolo unito, un'idea di tolleranza. Si vedono tante comunità che abitano la Vojvodina, si vedono croati, serbi, magiari. Volevo in generale sapere qualcosa di più su come è entrato in contatto con i soggetti che poi ha potuto riprendere, che sono delle proprie famiglie, quindi volevo sapere proprio come è entrato in contatto con loro, come li ha scelti. Se c'è qualche retroscena e poi volevo chiedervi qualcosa sulla questione della musica, di questa filastrocca, di queste parole che rimandano appunto a questa idea di tolleranza che poi si conclude con la frase finale che abbiamo visto ieri. Forse un pregio o meno, sistema più enostavano. Potrkal sem na vrata, takrat sem imel še nek šarm in privlačnost in sem pač jih z eno prijaznostjo pridobil za to, da sem izstopil pred hišo. Come ho già detto prima, ho bussato alla porta e tempo fa avevo anche un certo fascino. Quindi con la gentilezza io ho detto di parlare. Ko sem posnel tale film, sem ga dal na mošarno mizo in sem ga razrezal in sem sestavil te celote, ki pa niso imele še ritma, ampak so bile v različnih družinah. Potem sem odkril eno sjajno glasbeno skupino v Novem Sadu, to je v istem Vojvodini, ki so potem, to sta brata Vredenševič, in ta dva sta prišla potem v montažo s gitaro in smo za vsako to pesem pač si vrteli ta košček filma in poskušali, kaj bi bilo najbolj ustrezno in v tekstu in v glasbi. In potem se je to pač v studiju posnelo in ko je bilo vse to posneto, sem razrezal po taktih. Allora, all'inizio ho tagliato le diverse scene che non avevano ancora un ritmo. Dopodiché ho scoperto un gruppo erano praticamente due fratelli Planescevic e con questi ragazzi abbiamo ideato un pezzo. Girando ogni scena separatamente abbiamo cercato di capire quale scena sarebbe più giusta con quale pezzo della canzone, dopodiché l'abbiamo poi rimontato tutto insieme. Grazie. Ci sono domande dal pubblico, nel caso alzate la mano che vi cediamo la parola. Io ho una domanda e è sul registro del suo cinema e non solo. Credo che sia una peculiarità, una cifra riconoscibile del cinema balcanico, il fatto di trovarsi spesso in bilico tra farsa e tragedia, di avere un umorismo anche molto nero, per tornare alla tinta di questo cinema, che a volte sfocia nel dramma, ma ha un equilibrio molto particolare. Il film che il pubblico potrà vedere stasera riassume questo in un'etichetta molto precisa, a tearful comedy, una commedia lacrimevole, possiamo dire. Volevo chiederle come mai ha deciso proprio di identificare il film con questa etichetta che ci dice già commedia, tearful comedy, commedia lacrimosa, no? È un'etichetta abbastanza particolare, ma soprattutto volevo sapere perché indirizzare già il pubblico verso questa lettura. Thank you.
se cilj ki sem ga imel dosti lažje doseže, če v obliko daš, v formu daš ironijo in da ironija nekako pritegne samo po sebi in je obenem tudi ključ za vstopanje v sebino. Allora, il mio pensiero era che per raggiungere certo scopo era più facile includere l'ironia dentro la forma e questa ironia è diventata proprio la chiave di raggiungere il tempo. C'è tempo forse per... Ah, ok, ok. Se c'è qualche domanda dal pubblico o se... Se Carpogodina ha intenzione di fare ancora cinema, se è in cantiere ancora qualcosa, e se voleva magari raccontarci, se è in cantiere qualcosa, la mia curiosità. Imam še projekte, no, govoro vam o zadnji stvari, ki bodo zanimiva. Ko sva filmikom leta 68 posnela zgodnja dela, sva potem posnela še naslednji igrani film, ki se je imenoval Svoboda ali Strip, Mišljaj kapital po Karlu Marxu. In ta film je bil spet posnet točno takrat, ko je nastopila tale cenzura in so nam kompleten film, je policija vzela, in je kompleten film nam policija vzela, tik pred smo ga končali. 1968 ho registrato, ho iniziato a registrare un film con Gene Wick che si chiamava, l'abbiamo nominato, Libertà o Fumetto, Capitale secondo Karl Marx, però ci è stato tolto dalla polizia perché è proprio stato fatto all'inizio del periodo di censura. Po nekem čudežu se je ta film, negativ tega filma, pojavil pred pol leta. Ga je Žilnik zajavili, da obstaja ta film. In ko gleda, ga je policija zelo dobro čuvala, ker mislim, da so ga hranili v izredno dobrih pogojih. Tako da vse, kar to je 17 ur materiala in je popolnoma ohranjen. Miracolosamente, sei mesi fa, Jimmy ha avuto la notizia che hanno ritrovato i negativi del film e sembra che la polizia l'ha conservato benissimo perché è stato conservato proprio nelle condizioni giuste. Stiamo parlando di 17 ore di materiale. Stai Jimmy con tu, se pregleda, la si stavljava, ton sva postavlja. In bova napravila rekonstrukcijo tega filma, s tem, da 50 let, ki so minili, ta film ima zelo, zelo eksplozivne scene, ker takrat so bila razna gibanja, študentske in tako dalje po bivši Jugoslaviji. Vse to smo posneli tu noter in še ogromno tih ljudi, ki so takrat bili mladi in ki so delali te revolucije, še živijo, tako da bomo napravili preplet teh 50 let z materialom, ki smo ga takrat režirali. In znanost je zelo zanimiva stvar, se pravi neka mavlica, allora, adesso con Gene stiamo cercando di ricostruire il film, coinvolgendo anche le persone che sono state coinvolte all'inizio. Stiamo parlando di 50 anni dopo, quindi ci sono stati dei movimenti degli studenti, eccetera, eccetera. Stiamo cercando di mettere tutti questi pezzi insieme e aggiungere il tono, eccetera. E un arcobaleno di 50 anni passati. Fantastico, mi sembra veramente una pizza clamorosa poter portare a compimento dopo mezzo secolo questa opera. Io penso che il tempo a nostra disposizione sia terminato, ringrazio tantissimo Carpogodina per la sua presenza qui. E vi ricordo che stasera
sera alle 22:30 in auditorium potrete vedere il film di cui parlavamo prima, questa commedia lacrimevole che è la Zattera della Medusa. Vi ricordo anche che sempre in questo spazio, sempre alle 19, domani e dopodomani ci sono gli appuntamenti con gli autori di Europe Now, domani con Ben Tamer e venerdì con Rafael Cobos Lopez, e vi auguro un buon proseguimento di festival. Grazie.